possiamo dunque riprendere. Se ci siamo, farei senz'altro uno sforzo, un tentativo di contenere l'ultimo intervento in modo tale da finire in tempo, visto che la mattinata è stata piuttosto impegnativa, non senza ringraziarvi della vostra disponibilità, appunto. Come vi è stato anticipato, è fondamentalmente un obbligo che intendiamo assolvere in questo modo, però non di meno i ringraziamenti per la vostra disponibilità sono doverosi, quindi grazie davvero. Dunque, nelle relazioni mi hanno preceduto, abbiamo visto diciamo i caratteri generali del bando di gara e abbiamo visto alcune particolari ipotesi che sono state considerate con grande attenzione dalla giurisprudenza. A completamento del discorso abbiamo pensato di parlare anche di una particolare vicenda, in realtà, che è quella connessa al principio di tassatività delle cause di esclusione. Qualunque amministratore si è trovato a dover redigere un bando, si è dovuto confrontare con questo principio, e qualunque impresa abbia partecipato a una gara pubblica sa bene che deve leggere con grande attenzione se vi siano indicate nel bando di gara delle particolari cause di esclusione. Ora, il principio di tassatività in realtà è stato introdotto nell'ordinamento solo nel 2011, perché il vecchio codice appalti del 2006 non prevedeva questo principio. Nella giurisprudenza, peraltro, erano emersi due orientamenti contrastanti. Secondo una parte della giurisprudenza sarebbe valso il principio opposto, cioè quello di atipicità delle cause di esclusione, mentre invece già prima della riforma del 2011 altra parte della giurisprudenza riteneva che le cause di esclusione fossero un numero chiuso, fossero cause tipiche. A seguito anche di un'importante pronuncia della adunanza plenaria è stato diciamo preferito dal legislatore il primo orientamento, è stato preferito nella prospettiva anche di garantire l'applicazione a livello nazionale di alcuni importanti principi che discendono dall'ordinamento comunitario, in particolare il principio del favor participationis, cioè l'onere, il dovere per la stazione appaltante di garantire la massima partecipazione possibile alle imprese, e il principio secondo cui l'eccessivo rigore da parte delle amministrazioni in definitiva rischierebbe di precludere lo svolgimento il più possibile concorrenziale del confronto competitivo. Questo anche sulla base dell'assunto di natura più squisitamente economica, secondo cui più imprese partecipano alla gara, più si daranno battaglia per aggiudicarsi la gara e più quindi l'amministrazione potrà accedere a condizioni particolarmente vantaggiose per conseguire il lavoro, il servizio, la fornitura di cui ha bisogno. Il principio di tassatività delle cause di esclusione ha comportato in realtà l'introduzione nell'ordinamento di un'ipotesi di nullità. Ora, questo richiede una piccola ricostruzione dal punto di vista dottrinale e giurisprudenziale. Come voi sapete, le ipotesi di nullità nel diritto amministrativo sono ipotesi assolutamente residuali, cioè sono ipotesi, vi sono non più di una decina di ipotesi di nullità nell'ordinamento e, come voi ben sapete, diciamo la stratificazione normativa di diritto amministrativo è mostruosa, quindi pensare che ci sono solo circa una 10-15 ipotesi di leggi che prevedono espressamente la nullità di determinati atti amministrativi è particolarmente significativo. Con la riforma del 2011, in relazione al principio di tassatività delle cause di esclusione, è stato previsto la nullità delle clausole dei bandi di gara che introducano cause di esclusione non previste nel codice, nel regolamento o in norme di legge imperative. Questo dato è davvero molto significativo,
non solo sul piano, diciamo, astratto, sul piano di principio, dal punto di vista giuridico. Come sapete, i giuristi si divertono molto a catalogare, etichettare, ne discendono delle conseguenze davvero dirompenti. Nelle relazioni che mi hanno preceduto, abbiamo visto che, ad esempio, il tema della disapplicazione è un tema che è stato trattato dalla giurisprudenza, e in relazione alla classificazione del bando di gara come atto amministrativo generale è stato affermato che l'amministrazione si autovincola e quindi non può disapplicare la norma che è prevista nel bando di gara. Ebbene, nel caso, nell'ipotesi di nullità, la regola si sovverte e abbiamo un'eccezione macroscopica. In caso in cui il bando di gara preveda una causa di esclusione che non è contemplata nel codice, in relazione al principio di tassatività, quella clausola viene ritenuta nulla, e quindi viene ritenuto legittimo il comportamento della commissione di gara o della stazione appaltante che disapplichi, quindi ignori, quella clausola che essa stessa ha previsto nel bando di gara. Chiaramente è un'eccezione, diciamo, marcatamente significativa, perché sovverte tutte le regole che abbiamo ricordato poc'anzi, e perché ne viene data un'applicazione costante da parte della giurisprudenza. Anche questo è un dato da tenere in considerazione, perché quando la giurisprudenza si trova di fronte a ipotesi di nullità, molto spesso adotta orientamenti molto restrittivi. In questo caso invece, sia perché la nullità è espressamente prevista in una norma di legge, in particolare nel vecchio codice era l'articolo 46,1 bis, che è stato introdotto nel 2011, e un'analoga disposizione riproposta nel codice del 2016 all'articolo 83,8. Quindi è lo stesso codice che collega alla violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione la sanzione della nullità. Come dicevo, ne discendono delle conseguenze davvero dirompenti, non solo in termini di possibilità per la stazione appaltante, per il seggio di gara, di disapplicare la clausola nulla, ma anche dal punto di vista del regime delle impugnazioni. Nel diritto amministrativo, come ben sapete, il modello processuale è un modello a carattere impugnatorio, soggetto ad un termine di decadenza che ordinariamente è di 60 giorni e nel caso del rito appalti è solo di 30 giorni, e che presuppone e comporta che nel momento in cui l'operatore economico che partecipa ad una gara pubblica non impugni tempestivamente il provvedimento lesivo dell'amministrazione, il provvedimento lesivo si consolidi. Cioè quel provvedimento lesivo diventa inoppugnabile, e quindi, lo dico provocatoriamente, l'ingiustizia, detto in termini più tecnici l'illegittimità, non rileva più. Cioè, decorso il termine, il provvedimento consolida i propri effetti. Ciò non succede nell'ipotesi di nullità. Tanto è vero che l'azione di nullità, prevista nel codice del processo, articolo 31,4, prevede un termine di decadenza molto più lungo, di 180 giorni, ma soprattutto, ed è questo il dato veramente importante rispetto al rito appalti, è sempre eccepibile dalla parte e rilevabile d'ufficio. Cosa significa dal punto di vista processuale? Che nel momento stesso in cui il mio concorrente impugna l'atto con cui io sono stato ammesso a partecipare alla gara, e in un'ipotesi in cui il seggio di gara abbia ignorato la clausola che invece avrebbe dovuto comportare la mia esclusione, la clausola nulla, ebbene io sono convenuto in giudizio e ho la possibilità di eccepire la nullità della clausola. Quindi, anche se io non l'ho impugnata, quella clausola che avrebbe dovuto, sul piano ipotetico, precludermi la possibilità di partecipare alla gara, io ho comunque la possibilità di far valere le mie ragioni di fronte al giudice amministrativo, appunto rappresentando la nullità di quella clausola. E di questo principio la giurisprudenza fornisce applicazione piuttosto costante, in maniera oserei dire sorprendente.
In particolare, in una recente sentenza del Consiglio di Stato del febbraio 2017, il Consiglio di Stato si trova a dover decidere su una questione piuttosto intricata anche dal punto di vista processuale, con ricorso incidentale, eccetera, eccetera, e giudica una clausola che prevede l'obbligo per i concorrenti di dichiarare anche i carichi penali pendenti. Quindi non solo, come tutti voi sapete bene, i precedenti penali, quindi con sentenze passate in giudicato, ma anche i carichi penali pendenti, quindi in difetto di una pronuncia passata in giudicato del giudice penale. Ebbene, il Consiglio di Stato prende questa clausola, la valuta e riscontra che un simile obbligo dichiarativo non è previsto nel codice appalti. Quindi applica il principio di tassatività delle cause di esclusione e giudica legittimo il comportamento del seggio di gara che non ha applicato la clausola del bando di gara, si è reso conto che quella clausola contrastava con il codice appalti, era nulla, l'aveva disapplicata e il Consiglio di Stato riconosce la legittimità del comportamento della stazione appaltante. Una sentenza, tra l'altro, anche molto chiara, scritta molto bene, la numero 726 del 2017. Dello stesso principio, peraltro, troviamo applicazione in una serie di altre ipotesi che, visto insomma le finalità che si prefigge il corso, mi permetterei di scorrere rassegna molto rapidamente. Allora, abbiamo una pronuncia del TAR Campania, anch'essa piuttosto recente, la numero 1742 del 2017. Il TAR Campania si trova di fronte a una situazione, diciamo, piuttosto ricorrente, cioè quando vengono in rilievo ipotesi di cause di esclusione, tendenzialmente le cause di esclusione vengono previste dalla stazione appaltante in funzione di specifici obiettivi che essa persegue, obiettivi talvolta più o meno meritevoli di tutela. In questo caso la stazione appaltante richiede che nell'offerta tecnica del concorrente venga prodotto un certificato in lingua rigorosamente italiana. Evidentemente vi è qualche problema per la stazione per la stazione appaltante nel tenere in considerazione o nel valutare anche certificati di lingua straniera, si badi bene, non per la lingua ma per il fatto che evidentemente negli ordinamenti stranieri vi possono essere dei procedimenti di certificazione diversi da quelli italiani, quindi non sempre è facile capire se quel procedimento di certificazione sia paragonabile e garantisca la qualità del prodotto esattamente come quello italiano. Quindi la stazione appaltante, per risolvere il problema, chiede che questo certificato venga prodotto in lingua italiana. Ebbene, un simile obbligo non è previsto nel codice appalti e pertanto la stazione appaltante ancora una volta in questo caso la stazione appaltante non disapplica, il ricorrente impugna il provvedimento lesivo con cui viene escluso e lo impugna sulla base del presupposto che quella clausola di gara che imponeva l'onere di produzione del certificato in lingua italiana è nulla. Il TAR Campania gli dà ragione, riconosce l'illegittimità del provvedimento di esclusione sul presupposto dell'accertamento della nullità della clausola del bando. Ancora una recentissima ordinanza del TAR Bolzano, la numero 117 del 2017. Qua c'è l'annosa questione dell'offerta economica. La stazione appaltante introduce un divieto nel bando di gara. Nel bando di gara dice che non solo l'offerta complessiva deve essere un'offerta a ribasso, quindi vieta chiaramente le offerte a rialzo rispetto alla base di gara, ma impone che le singole voci di costo che compongono l'offerta economica non siano superiori rispetto ai listini dei prezzi unitari.
Ebbene, anche in questo caso il TAR Bolzano, seppur solo in sede cautelare, accerta che un simile obbligo non è previsto nel codice appalti né è riconducibile ad alcuno dei principi che governano la materia e pertanto accerta la nullità della clausola e impone che l'operatore economico sia riammesso in gara. Ancora, il Consiglio di Stato, sempre nel 2017, ravvisa un'ipotesi di nullità in una clausola che richiede, anche questo è molto interessante, che richiede che le giustificazioni rispetto ai prezzi, le giustificazioni, come sapete, vengono prodotte dagli operatori economici in sede di valutazione dell'anomalia dell'offerta e in passato vi era nell'ordinamento, nel vecchio codice, una disposizione che prevedeva che la stazione appaltante avrebbe potuto richiedere le giustificazioni fin dal momento della presentazione delle offerte. Questa disposizione è stata poi espunta dall'ordinamento ed espunta dal codice, abrogata, ma viene comunque applicata dalla stazione appaltante in un bando di gara pubblicato successivamente all'abrogazione di quella norma. Ebbene, il Consiglio di Stato si interroga e si chiede se la richiesta di informazioni aggiuntive rispetto a quelle che tendenzialmente vengono prodotte nell'offerta tecnica e in particolare se le giustificazioni delle voci di costo se l'imposizione, scusate, sono più completo, se la stazione appaltante potesse imporre ai concorrenti di anticipare le giustificazioni fin dal momento della presentazione dell'offerta, fosse un'imposizione conforme al codice appalti. Anche in questo caso le cause di esclusione del codice appalti sono tassative, non è contemplata una simile ipotesi e quindi il concorrente che si era rifiutato, che non aveva prodotto quelle giustificazioni, è stato riammesso in gara. Si badi bene che qua viene in rilievo anche un altro tema abbastanza confinante, che è quello della distinzione tra la completezza dell'offerta tecnica, che invece è causa di esclusione, l'offerta tecnica incompleta o dal contenuto assolutamente insufficiente o non riconducibile, diciamo, all'operatore economico, è un'offerta che merita di essere esclusa, e il Consiglio di Stato marca la distinzione e sottolinea che l'offerta tecnica dell'operatore era a tutti gli effetti completa e ciò che mancava erano solo le giustificazioni anticipate, che non erano affatto imposte dal codice appalti. Ancora una pronuncia del TAR del Lazio in materia di presentazione della cauzione provvisoria a mezzo di una polizza fideiussoria. Il concorrente in sede di presentazione dell'offerta non aveva presentato la cauzione provvisoria. Questo è stato un tema molto dibattuto, vi è stato un orientamento giurisprudenziale piuttosto restrittivo sulla cauzione, che come ben sapete appunto garantisce l'affidabilità dell'impresa, almeno dal punto di vista economico, e il TAR Lazio invece riconosce che la mancata presentazione della garanzia è sanabile attraverso il soccorso istruttorio, non inficia affatto il contenuto dell'offerta né sotto il punto di vista economico né tantomeno sotto il punto di vista tecnico e quindi accerta la nullità della clausola del bando che prevedeva l'esclusione per chi non avesse presentato la cauzione e riammette l'operatore in gara. Infine, diciamo, questo ovviamente costituisce un condensato, cioè sono pronunce che mi sono parse per gli argomenti trattati o perché semplicemente erano scritte in modo piuttosto convincente, meritevoli di segnalazione. Le troverete naturalmente, non l'ho anticipato ma lo dico adesso, le troverete naturalmente sul sito, pubblicate, saranno a disposizione di tutti. Concludo la rassegna da questo punto di vista con la pronuncia del TAR Campania, una pronuncia, diciamo, di carattere processuale
senza voler anticipare nulla rispetto a quello che verrà, agli incontri che verranno incentrati sul processo, però da questo punto di vista è assolutamente significativo. Come ben sapete, e come ho in parte anticipato, nel processo amministrativo l'onere di immediata impugnazione anche delle clausole lesive dei bandi, in particolare, diciamo prima, delle clausole escludenti, cioè quelle che comportano l'impossibilità ab origine da parte del concorrente di presentare un'offerta, di partecipare alla gara, è diciamo un principio che viene costantemente applicato e costituisce deroga anche dal punto di vista processuale l'ipotesi di nullità della clausola. Perché? Perché ce lo spiega il TAR Campania. In un'ipotesi in cui l'operatore economico che aveva vinto, che si era aggiudicato la gara, aveva eccepito che il ricorrente avrebbe dovuto sollevare fin da subito la questione circa la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, impugnando il bando di gara. Quindi la questione viene sottoposta esattamente con un contorno definito al TAR Campania. E il TAR Campania altrettanto chiaramente risponde: il regime della nullità è un regime residuale sicuramente, dal punto di vista quantitativo è un regime molto particolare, ma quando rileva deve essere applicato. E quindi nell'ipotesi in cui la clausola del bando fosse stata nulla, come era, il ricorrente non avrebbe avuto affatto l'onere di impugnare immediatamente la clausola, perché quella clausola era improduttiva di effetti giuridici fin dal momento in cui era stata inserita nel bando, in quanto nulla. Nessun consolidamento degli effetti quindi si può immaginare rispetto a una clausola nulla. Il ricorrente aveva invece impugnato l'atto applicativo, cioè l'atto con cui poi era stato individualmente escluso da parte della stazione appaltante. Aveva impugnato l'atto applicativo dicendo che quell'atto applicativo discendeva da una clausola nulla, e il TAR Campania gli ha dato perfettamente ragione, tanto è vero che ha annullato l'atto applicativo e accertato la nullità della clausola contenuta nel bando. Davvero la portata di queste pronunce è una portata che va tenuta in considerazione ben al di là della soluzione del caso specifico da parte della giurisprudenza. Le ipotesi di nullità sono ipotesi assolutamente marginali nell'ordinamento, ed è uno dei pochissimi casi in cui invece la giurisprudenza, proprio in materia di appalti, che come ben noto è una materia piuttosto delicata, è uno dei pochissimi casi in cui la giurisprudenza adotta un atteggiamento così garantista, così rigoroso nei confronti delle imprese. Questo credo che vada tenuto in considerazione e che vada, diciamo, tenuto sempre molto presente quando si redige un bando di gara, come ai funzionari capita pressoché ormai quotidianamente. Ho cercato di contenere il più possibile la relazione, vista l'ora, vista la pesantezza della mattina e visto diciamo che eravamo a valle della pausa. Avrei concluso, se avete domande anche per il professor Fazio, concludo senz'altro con dei ringraziamenti per la vostra attenzione e la vostra disponibilità.